a Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di The Binding of Isaac, Repentance. Ok, abbiamo avuto non poche difficoltà la scorsa volta con Tainted Lazarus e a questo punto sarei veramente tentato per le prossime parti di non usare più il random perché se deve finire sempre su di lui. Pesce personaggio casuale, dico, ma usare il nostro programmino. Comunque stiamo a vedere. Tra l'altro il prossimo sarà proprio lui. Oggi però, come vi avevo spoilerato nello scorso episodio, è tempo di concludere le challenge. Vorrei farlo prima dell'episodio 100. E l'ultima challenge che ci rimane è Red Redemption. Tra virgolette, l'ultima anche del gioco, perché in realtà l'ultima sarebbe la 45 dell'Hit Diz, però questa è l'ultima segnata sul post-it, diciamo, sulla foglia di carta. E so che c'è di mezzo Tainted Jacob, perché l'abbiamo sbloccata quando abbiamo sbloccato Tainted Jacob. Armiamoci di determinazione. Allora, siamo Tainted Jacob. Dobbiamo andare da The Witness e Mona Mother. Dobbiamo andare da Mother. E abbiamo la Death's Key e la Red Key. E non abbiamo stanze intorno a noi. Ok, devo usare la red key per muovermi. Non si è consumata, o forse sì, anche se di poco. Quindi aspetta, è una run normale, ma io non posso vedere la mappa fondamentalmente. Mi devo muovere usando la red key. Perché se la uso, eh sì. Ok. Allora, domanda, ci sono le treasure room? Addirittura cambia musica, qua mi servirebbe una bella bomba o due. Voglio capire se ci sono le treasure room, ragazzi. Ma poi perché è cambiata musica? Però c'è un po' troppa tranquillità in questo momento in giro. Aspetta, se ho la red key come oggetto da portarmi dietro, forse non può comparire Dark Esau. Perché la musica adesso? E perché non mi vuoi dare una bomba? Però aspetta, la red key si sta piano piano consumando, quindi c'è un numero massimo di utilizzi che può avere. Mica quante Tinted. C'è un numero massimo di utilizzi che può avere. Ok. Quindi in un piano l'obiettivo della challenge sarà, nei piani più avanzati, immagino, trovare il boss prima che la Red Key si scarichi. E che succede se entro nella I'm Error Room? Che è una cosa che può avvenire tranquillamente. Tranquillamente. Io sto cercando disperatamente un paio di bombe, comunque. Ovviamente, figurati. Però non capisco a che mi serva la Death's Key. Eccola la treasure. Ed è normale, non è generata dalla Red Key. Perché se no, esatto, il layout sulla mappa la darebbe come rossa. Allora, io lo prenderei, ma visto che il gioco mi ha dato la Death's Key, immagino che ci sia un motivo, anche se ora non mi sovviene. Ovviamente. Matchstick. Mi puoi dare una bomba qua? Bombe. Ma cosa sono? Qui sto facendo un serpentone di stanze, ma non ne sta valendo tantissimo la pena in questo momento. Poi probabilmente l'obiettivo della challenge è fare ogni piano consumando meno cariche. Oddio, io in realtà ora che ci penso sto dando per scontato che mi si ricarichi la red key al prossimo piano, ma forse non è così.
Dai, sarebbe... E quello me la completi, cioè, non è possibile. No, si ricarica per forza al prossimo piano la red key. Un po' tipo la noce Dax, no? Ma perché cambia la musica? E poi mi sembra sia leggermente distorta, ma questo potrebbe essere anche solo una mia sensazione. Ma guarda questo piano che strano. Non è XL, no, è Burning Basement, punto e stop. Non uno, due. Burning Basement e basta. Ma com'è possibile che io non abbia trovato nemmeno una bomba? Devo cominciare forse a pensare che non ci siano in questa challenge? Madonna, ragazzi. Che tragedia. Che tragedia. Facciamo il giro a questo punto. Non so che pensare, sinceramente. Mi trema il telefono. Perché mi trema il telefono? Ah! Orcazzo, ho sbagliato. Bella storia. Ragazzi, mi sono scordato che avevo un impegno. Quindi metto in pausa questa challenge sperando di poterla riprendere dopo. Sì, ci rivediamo tra poco se non mi toglie la challenge. Allora, sono tornato. Continuiamo questa challenge. Non trovavamo le bombe, mi pare, vero? Esatto, niente bombe. E questo potrebbe essere un problema, tra l'altro. Vabbè, questo non serve a nulla in questa condizione. Ora vediamo, secondo me il gioco mi frega perché in realtà alla fine... Dammi una bomba te. In qualche modo strano. Grande. Però me ne servirebbe anche un'altra in teoria. Oh! È spawnato Esaù! Quando finisci le cariche spawna Esaù. Ok. Allora mi garba sta challenge. Ok. Ci sto. Sai cosa gioco? Ci sto e come? Allora, facciamo il boss intanto. Wormwood? Cosa? Ok, è una challenge un po' particolare, vedo. Non potevo aspettarmi di meno dalla challenge numero, cos'è, 44. Mi ha salvato lì Wormwood! Mi ha salvato da Esaù! E ora invece mi sta ammazzando. Sparirà nel prossimo piano, vero? Si resetta tutto, spero. Allora, aspetta, 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 aspetta. Non posso avere due bombe, ma posso avere una tinted. Io credo. Il problema è dov'era la tinted, cioè ce n'erano un bel po', mi ricordo, però dovessi anche dirvi dove esattamente, non penso ci riuscirei. In teoria però potremmo anche trovare la super, no, la ultra secret room in giro, no? Madonna, è fortuna. Un'altra bomba, ok, c'è almeno un'altra tinted in giro, sono sicuro, quindi non mi servono tanti. Sei bombe? Bombs are key? Non ci ho fatto caso, ma era... ho trovato Bombs are key, mi sa. Buono, 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 buono. Na, na. Io lo prendo. Me ne frega nulla. Ok,
Vada lì, quante monete! Allora. Ah, interessante, questo non me lo ricordavo invece. Ok, probabilmente allora c'è quella super tinted, ok, però non mi ricordo se ce n'erano altre normali. Facciamo finta di no perché ora non ho voglia di rifarmi il piano intero. Per cercarla io. Dammi la small rock. Grande. Via. Ok, siamo molto forti. Siamo molto molto forti. Flooded caves. Ok. Quindi ok, come immaginavo. L'obiettivo cioè sarebbe attraversare cioè trovare il boss prima che Esaù compaia, cioè prima che venga utilizzata al massimo la red key. E io però sento le colonne sono rallentate. Che devo farci? Abbiamo già trovato il boss tra l'altro. Io comunque stanza segreta, stanza del tesoro, ci andrei comunque. Cambiata musica, va bene. Questa mi sa che è proprio una cosa della challenge però. Ah, è vero, perché prima, giusto, si alternavano colonne sonore del basement, del burning basement, del cellar. Però c'è una cosa che non mi torna, scusami. Sono a catacombs. E prima ero a Flooded Caves, non erano i piani alternativi. Come cacchio ci arrivo da The Witness? E dai, da Mother. Perché no, ragazzi, lo ripeto, The Witness non è Mother e soprattutto Mother non è The Witness. Ecco, Mother non è The Witness. Ne abbiamo già parlato. Purtroppo, per me è un grande purtroppo. Detto questo, probabilmente mi sto preoccupando troppo, nel senso che non ho bisogno di collezionare i pezzi del coltello per arrivare da Mother. Ok. Ma non è lo stesso boss di prima. Cosa? Ci sono più stanze del boss. Ok. Ne prendo atto. The Stain. Ma quindi ora mi si apre la botola, ma poi posso andare, perché non è XL, no? No. Come funziona? Mi si apre la botola, ma posso comunque andare dall'altro boss? Mi si apre il patto con Satana? Forse non mi si aprono i patti. E infatti sono a 0% tutti e due. Aia. Ok, quindi uno si deve gestire gli utilizzi della red key così da prendere più oggetti possibile, fondamentalmente, pur scendendo piano piano. Ok, non mi dispiace come idea di una challenge. Allora, minimizziamo il percorso e andiamo tutto a destra. Infatti qua è cambiata di nuovo la colonna sonora, perché ora per lui siamo... No, siamo sempre a Catacombs qua, ma in quella di prima eravamo da un'altra parte, a Caves forse. Anche sta colonna sonora comunque è tanta roba. Vediamo. Sì, Caves. Aspetta. Ok. Bene, 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 bene. Non avremo i patti con Satana, ma possiamo avere più oggetti dei boss. E abbiamo anche le treasure room, in realtà. Quindi in realtà dipende tutto da quanto mi voglio fare forte. Perché, cioè, potremmo andarci anche subito da Mother, però non conviene forse. Allora, una roba che sicuramente posso fare è applicare una strategia alla Minecraft maniera. Cioè, in Minecraft, almeno quando ci giocavo, c'era una tecnica tale per cui se scendevi a un certo livello di profondità e cominciavi a scavare tunnel, potevi trovare dei diamanti. E per rendere la cosa più efficiente, te facevi, scavavi
in una riga di blocchi, poi quella a destra e quella a sinistra le lasciavi stare, anche quella più a sinistra e quella ancora più a destra, e qua riscavavi. Ecco, qua faremo una cosa simile. Cioè, vedete, così facendo noi proseguendo lungo questa linea possiamo vedere sia le stanze che ci sono qua a sinistra, sia quelle che ci sono a destra. Insomma, spero che abbiate capito. Possiamo analizzare molte più stanze e sperare di trovare qualche stanza del tesoro. Una l'abbiamo già trovata, ma immagino ce ne siano di più a questo punto. Ci sono più stanze del boss perché non ci dovrebbero essere anche più stanze del tesoro. Ci sarà più che altro la Ultra Secret Room, oppure no? Veramente figa questa challenge comunque, anche perché c'è poco Dark Esau. E di questo ne sono grato. Aspettate, devo fare una cosa. Che però non mi risolve il problema. No, infatti. Di cariche, poi dobbiamo passare al prossimo piano. Non voglio avere nulla a che fare con Esau, soprattutto quando non ho anima sola. Però, ripeto, noi siamo già a Caves. Allora, o ci sono quattro piani in totale, ma mi parrebbe poco, anche perché prima ne ho visti molti di più. Oppure mi sfugge qualcosa. E che cazzo. Di qua non si può scendere perché abbiamo toccato il limite del piano, vero? Sono 13 in altezza e 13 in larghezza. Mi pare. Ok, la stanza segreta normale, almeno. Continuo a non capire l'utilità della Death Key. Mi dispiace. No, questo è l'ultimo utilizzo della Red Key che mi rimane per questo piano, quindi no. Penso almeno, fammi vedere. Fammelo vedere sopra. Sì. No, ok. È il penultimo. Il negozio, molto buono, molto buono, molto buono. Magari troviamo un oggetto, dai. Comunque la Small Rock è stata veramente fortunata. Magari trovo un oggetto, uno? Secondo te? Porca vacca. Che figata sta challenge! Top! Top! Ok, ora ho bisogno solo di difesa, cioè di cuori. Topperoni, mi garba un sacco. Non pensavo che una challenge con Tainted Jacob vi sarebbe piaciuta, e invece è fatta molto bene. Allora. Infatti, immaginavo. Non c'è problema, io me ne vado. Arrivederci e grazie. Arrivederci e grazie. Chissà se muore anche qua. No! Cosa? Pensavo di averlo. Ops. Errore di valutazione. No problem.
Sfruttiamo la sua intelligenza artificiale per fare la seguente cosa. Allora, io lo ucciderei, ma ho paura che... ma ho paura di non trasformarmi... Ah no, sono 4 penny davvero. Ok. Ho paura di non trasformarmi, dicevo, in... la mia versione dell'host. E magari per compensare quella che per ora si sta rivelando essere una challenge piuttosto semplice, hanno fatto sì che se Esau ti tocca, ma basta, muori definitivamente. Non lo so. Buono. Ok. Vabbè, non l'avevo vista in tempo. Beh, sono uscito da una stanza pericolosa, anche se mi sono lasciato alle spalle della roba che poteva essere interessante, ma insomma, va bene. Ora, non è che dopo questo c'è utero e poi dopo utero c'è downpour, vero? No! Non è che il gioco mi vuol fregare in questo modo. E vabbè, allora basta però con queste cursed. Please. Come dicevo, mi serve difesa dalle cursed. Ok, cominciamo a preoccuparci però perché non stiamo trovando stanze. Stanze normali, diciamo. Ma io avevo una carta. Ah, mi è rimasta. Vabbè. Che sfiga. Madonna! Pure Gehenna. Ci mancava solo questa. E giustamente il mausoleo. Ora si sta facendo complicata la situazione. Anche perché la red key è al limite. Devo sbrigarmi a trovare un boss. Ok, stanze normali. Ovviamente. Come ha fatto a morire quel portale? Non lo so. Dai, scossa elettrica, grandioso. Ottima Jacob's Ladder. Certo che comunque Repentance a questo oggetto che ora si chiama Jacob's Ladder, questo, potevano dargli un altro nome e la vera Jacob's Ladder chiamarla Jacob's Ladder, che cacchio. Cioè la Stairway to Heaven. Comunque, questo è il mio pensiero. Se non altro abbiamo trovato il boss, che è Rip Creep. Scusa, ma io come la trovo Mother nel prossimo piano se ci sono più stanze del boss? Ne trovo una sola nel prossimo piano? A rischio di non trovare Mother al primo colpo? Sarebbe un problema. Stiamo messi a livello di Red Key, insomma, così così. Miosotis, carino. Forse è meglio di Child's Reach a questo punto. Sì. Dammi il FAP. Tanto il negozio però non l'ho trovato, quindi. Grazie. Top proprio.
Ok, buono. Esau Junior. No, preferisco tenermi questa perché anche se non ho ancora capito a che mi serve, potrebbe esserci ragione di tenerla. Allora, aspetta, però una domanda. E se usassi questo? Ok, perfetto. Che tra l'altro è più forte di quell'altro. Va bene, allora me la rischio e mi tengo questo perché mi sembra molto più forte rispetto a... Cioè, siamo diventati un Esau parecchio forte e voliamo? Ok. È un rischio, perché... Però, ragazzi, fino ad ora non mi è tornata utile in alcun modo la... La cosa. No, la domanda che mi stavo facendo era, e se ora tocco questa, che succede al mio PG? Ah, rimango bloccato. Ok. Rimango bloccato in questa versione. Perfetto. Importante è saperlo. E mi si è ricaricata la red key? Perché? Non lo so, vabbè sì. Pure. Ah no, non si è ricaricata. Ah no, con l'altro person... Vabbè, che figata. Con Esau Junior ho una red key da capo. Vabbè, però non vorrei esplorare tutto il piano. Cioè, ora con Esau Junior anche mi sento abbastanza sicuro di vincere. Detto sinceramente. Sì, poi ho trovato anche l'oggetto del planetario. Qua c'è anche una super tinted. Che mi darà? No. Small Rock me l'ha già data, quindi. Ok. Figata. Figata totale. Ok, andiamo, basta. Siamo forti abbastanza da affrontare qualsiasi avversità. Vai. Into the unknown depths below. Allora, qua potrebbe esserci Mother, occhio. E se la troviamo, andiamoci subito. Dato che molto probabilmente vinceremo. Ah no, aspetta, posso fare così. Bello. Complimenti. Oi oi. Ok. No, guardalo bellino. No, 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 no. Ok, per un pelo. Destra. Destra ancora. Treasure room. Che però mi costringerebbe a lasciare il nostro attivo e non voglio. Oh, ma un sacco di attivi in queste cacchie di treasure room. Che palle. Meno male che ho trovato quel negozio prima perché è stata veramente l'unica roba positiva a livello di oggetti. Dov'è Mother? Neptunus più Jacob's Ladder uguale free win. Che cacchio però. Oh. Beh, in realtà quell'altro ce l'ha già un oggetto
di gappi, quindi infatti va bene. Allora, a questo punto è abbastanza finita, datemi il boss e vado a fare merenda, se me lo permettete. Mio. Eccolo lì. Speriamo che sia Mother. Sì che lo è. Perché non è partita la colonna sonora? Boh, vabbè. Penso che però sia un bug della challenge. Abbiamo già sentito che Memento Mori viene riprodotta. È come quando si combatte contro Mother, quindi... Ciao. Attacco di mosche! No. Se non altro possiamo sentire i suoi effetti sonori. Cazzatissima. Cazzato? Un fratello? Una sorella? Addio. Vabbè. Dai, ormai dovresti essere morta. Infatti. Bella storia, sai. Giustamente. Tararana, ciao. Bene, è stata una challenge incredibilmente semplice. The Hermit has appeared in the basement. E con questo... dicevo, si concludono le challenge di Repentance. E in generale per me di Isaac, anche se spero veramente che con un mini aggiornamento futuro fatto magari dal team di Antiberf possano essere aggiunte nuove challenge. Cioè, a questo punto sarebbe bellissimo arrivassero a 50, preciso, no? Staremo a vedere. Ragazzi, qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo nella prossima parte. Peace.